Non è bastata a Casal Pusterlengo la prestazione superba di Federico Bellina. Nonostante il suo apporto in difesa e in attacco, la formazione lodigiana perde per 75-69 e si complica il cammino dei lodigiani verso la finale per la promozione. Direi che questa sera comunque Casal Pusterlengo non è quasi mai entrata in partita fino in fondo. Troppi giocatori tesi, troppo nervosi. Si sentiva la mancanza comunque di Picazio e ovviamente di Cutolo, ma tante colpe da parte di Casal Pusterlengo. Sicuramente non abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo, perché sapevamo che dovevamo vincere, cioè per vincere qua dobbiamo fare quasi la partita perfetta, soprattutto nelle condizioni in cui siamo adesso con gli infortuni. Sicuro c'è nervosismo, perché comunque siamo venuti qua, abbiamo perso la prima supplementare, la seconda abbiamo vinto praticamente alla fine. Sappiamo che Siena è una gran bella squadra, non per niente è arrivata seconda nel girone B. È difficile, però non è, ormai cioè, non c'è niente di perso. Venerdì cerchiamo di riequilibrare la sfida per poi tornare domenica e giocarci tutte le carte nella bella, ecco. Guardiamo già alla partita di venerdì sera, quali devono essere le armi per rimettere in carreggiata Casal Pusterlengo? Ma ormai quando arrivi a giocare ogni due giorni con la stessa squadra, diciamo che cose tattiche c'è ben poca roba. Contano le motivazioni, conta come entri in campo concentrato, conta la voglia di vincere di ognuno. Noi ne abbiamo tanta e lo dimostreremo venerdì. Due parole anche sull'arbitraggio, vi abbiamo visti un po' scontenti. No, non parlo mai degli arbitri, mi spiace.